Come ti chiami? Quanti anni hai e cosa fai nella vita? Mi chiamo Beatrice e ho 16 anni. Mi chiamo Andrea Decuter, ho 23 anni e sono il salone di Decuto Upper Stylist di Millesimo. Quale corso hai frequentato al CFP Cemon? Sto frequentando il corso di acconciatura di Mondovì. Come scuola superiore ho scelto di fare il CFP a Mondovì, il corso da acconciatore. Perché hai scelto proprio questo percorso? Ho scelto questo corso perché è una cosa che mi è sempre piaciuta fare fin da quando sono piccola. Ho scelto di fare la scuola da acconciatore. In realtà non ho avuto un motivo preciso, è una passione che è sfociata, secondo me, vaghi ricordi, fine elementari, inizio medie. Sono andata a vedere la scuola tra la prima media e la seconda media. Tutte queste teste finte, toccare i capelli, mi piaceva, ma già dall'asilo toccavo le bambole, pettinavo. Mi è sempre piaciuta come cosa. Qual è secondo te lo strumento più rappresentativo di un acconciatore? Secondo me lo strumento più rappresentativo di un acconciatore sono la spazzola e il phon. Allora, secondo me lo strumento più rappresentativo per un acconciatore sono le nostre mani. Sono fondamentali e ogni volta che purtroppo ci tagliamo, tagliando i capelli, mi rendo sempre più conto che senza queste non andiamo da nessuna parte. Quali sono le materie che hai studiato? Le materie che studio sono tricologia, gestione del servizio, igiene, piega, acconciatura, taglio, e quelle che mi piacciono di più sono acconciatura e colorazione. Allora, mi ricordo con molto piacere che erano tantissime le materie a scuola e ho studiato da italiano, matematica, scienze, poi abbiamo studiato permanente, colorazione, acconciature speciali, messa in piega, lavaggio, gestione del lavoro, c'erano veramente tante materie. La mia preferita, tutte le materie a livello pratico, erano quelle che mi appassionavano e forse acconciature speciali. Qual è la giornata tipo di un acconciatore o di una parrucchiera? Un acconciatore va più o meno mezz'oretta prima in negozio per assicurarsi che ci sia tutto e che sia tutto a posto. Poi iniziano ad arrivare i clienti, durante appunto un lavoro e l'altro bisogna anche pulire e a fine giornata bisogna ripulire tutto il negozio per far sì che sia pronto per il giorno dopo. Allora, devo essere sincero, mi sveglio un quarto d'ora prima dell'apertura del salone. Mi fiondo sul lavoro, per fortuna il nostro clima è molto familiare, quindi non si rendono conto che ho un capello fuori posto e l'altro anche. E niente, per fortuna si lavora dall'inizio alla fine, pieno di appuntamenti. La pausa pranzo si cerca di averla, ma non è sempre scontato. E niente, si sta a casa, si lavora, se è la tua passione non ti pesa. Lavorare anche 10, 11, 12 ore al giorno non è un problema, anzi arrivi a casa poi soddisfatto. A chi ti ispiri, nella tua vita o nella tua professione? Per la mia professione mi ispiro molto a Sci Parrucchieri, che ho conosciuto tramite TikTok, e mi piace perché mi piace come si spiega e come fa capire le cose alle persone. Allora, non ho un'ispirazione vera e propria. Mi sono reso conto, io prima di aprire il salone ho lavorato da una mia ex collega e da lei prendevo tantissimo, nel senso che la guardavo, la studiavo, ogni singolo movimento cercavo di farlo mio, e ogni tanto capita ancora, siccome è stata tra virgolette anche l'unica mia esperienza lavorativa, mi capita qualche intoppo, dico chissà lei, la mia ex titolare, che cosa avrebbe fatto. Qual è la cosa più utile che hai imparato finora? La cosa più utile che ho imparato è stata, oltre a saper prendermi cura dei miei capelli, anche interagire con le persone senza problemi. Sicuramente che non è facile lavorare a contatto col pubblico e che la formazione è importantissima. Noi quest'anno abbiamo deciso di investire parecchio nella formazione con la nostra azienda e non, perché c'è sempre qualcosa da imparare. E la cosa che mi colpiva di più quando andavamo ai corsi è che eravamo i più piccoli, cioè gente che ha 40 anni di salone
e ai corsi, perché determinate cose non le sapevano neanche loro. E il fatto di trovarmi io e loro a imparare le stesse cose mi faceva riflettere tantissimo sulla possibilità che io di crescere ancora, no, in questi anni. La tua prima esperienza di stage, come sarà o com'è stata? Mi aspetto di imparare nuove tecniche senza basarmi solo su quello che mi ha insegnato la scuola. Allora, la prima esperienza di stage me la ricordo benissimo, è stata fondamentale. Mi ricordo che prima di andare a fare lo stage mi immaginavo a spazzare tutto il giorno senza fare niente, salutando solo le clienti e prendendo i cappotti, e invece ho avuto la fortuna di avere una grande titolare che dopo 2-3 giorni mi faceva lavorare, mi insegnava, e infatti devo tantissimo a lei, l'ho sempre detto e sempre lo dirò. È stata una bella esperienza.